A grande richiesta, ragazzi, mega confrontone quello di oggi fra il TriTalk flat ed il TriTalk slant. Eh sì, bentornati sul canale ragazzi, benvenuti in questo nuovo video a grande richiesta perché effettivamente in tanti mi avete chiesto, secondo me, quale potesse essere migliore fra il TriTalk flat e il TriTalk slant, visto che durante la recensione li abbiamo sì provati entrambi, ma la barba è un po' lunga per il TikTok flat, quindi non è stato proprio pari, no, il confronto fra i due. Ho accettato i vostri suggerimenti, cioè quello di effettuare una rasatura con il viso diviso a metà, dove da un lato utilizzerò il TikTok flat e da un lato invece il TikTok slant, utilizzando la stessa lametta. Per la prova di oggi, per il confrontone di oggi, utilizziamo le voice code che si sono arrivate in quantità industriale, mentre come crema, come sapone, ho pensato di utilizzare un altro dei sample che c'erano arrivati da Edwin Jagger, questo qui al lime, cominciano a mancare i termini in italiano, il melograno, eccolo qua. Quindi al melograno e al lime qui abbiamo sia il sapone che il dopobarba, mentre per il prebarba abbiamo sempre un sample che c'era arrivato e qui ce n'era rimasta ancora un pochino, quindi andiamo ad utilizzare quella. Vado a illuminare un po' il viso, anche se ho fatto la doccia da poco, quindi dovrebbe essere già bello caldo, la barba dovrebbe essere della morbida. Una barba, come vedete, non tanto lunga, proprio perché il TriTalk Flat l'avevamo provato su una barba un po' troppo lunga, aveva un po' arrancato, ed oggi invece lo voglio provare in una delle condizioni che potrebbero essere quelle sue ideali, no? Quindi utilizziamolo in quel modo. I sample di Edwin Jagger li abbiamo visti, nel caso vi rilascio il link in descrizione, molti di voi so che li hanno acquistati per provare, sono quasi sempre in offerta, si riescono ad acquistare con 1,50 euro, secondo me è una buona occasione per provare i prodotti di Edwin Jagger, anche perché effettivamente questi non sono per niente male, sono sempre naturali, senza parabeni, senza schifezze all'interno, adatti agli amanti, no, ai vegani, insomma, quindi sono super adatti ai vegani, molto naturali, effettivamente sono buoni, devo essere sincero. Mi era piaciuto, mi ricordo, particolarmente il balsamo dopo barba, la crema aftershave, insomma. Vedete come si assorbono benissimo, anche questo pre-barba si assorbe veramente tanto bene. Ok. Quindi ragazzi, questi sample, boh, secondo me potete anche ordinarli e potete provarli. Questo pre-barba, tra l'altro questa lozione che in realtà vedete è una crema idratante, effettivamente molto fresca, quindi oggi il lime secondo me ci sta anche benissimo. Ok, ci siamo, dai, fatto, andiamo anche un po' spediti, anche perché questo confrontone sono curioso un po' anch'io di questo confronto. Andiamo a montare al volo le lame finché fa effetto il prebarba, questo lo andiamo a chiudere e lo utilizzeremo perché abbiamo un altro sample ancora di Edwin Jagger da andare ad utilizzare, che è quello al sandalwood, quindi utilizzeremo per l'ultima volta questo pre-barba, lo stiamo proprio centellinando. Ok, allora lasciamo il pennello un altro pochino a far scaldare le setole, utilizziamo naturalmente le Green Jagger in Best Badger. Allora, dicevamo, Voskot perché? Perché saranno le lamette, probabilmente, avete visto, ho preso un bel pacco da 100 a 9 euro, l'ho acquistato su eBay direttamente dalla Russia, quindi secondo me insomma un buon prezzo, e le andremo ad utilizzare per tutti i confronti che farò con i rasoi, in modo tale da utilizzare sempre la stessa lama. Le Voskot sono delle lamette che mi sono piaciute tantissimo, non costano molto, la loro copertura al teflon è molto efficace ed effettivamente radono bene e non restituiscono irritazioni, o perlomeno le irritazioni sono veramente ridotte all'osso. Mi piacciono, mi piacciono. E poi ho fatto anche arrivare alcune rapira, ragazzi, quindi proveremo anche le rapira dalla Russia, le stainless, quindi andiamo anche a vedere come si comportano invece delle lamette un po' più, diciamo, performanti forse delle workload, chiaramente non sono ricoperte, queste sono le stainless. Allora, TriTalk flat, avevamo visto che
una delle criticità di questo rasoio era andare a togliere la lametta a fine rasatura. Effettivamente era un po' antipatico perché si va ad incollare praticamente sulla testa, sulla guardia di sicurezza, si va proprio ad incollare, talmente precisa, e il design del rasoio, vedete, non fa fuoriuscire la lametta in nessun modo dai bordi corti, e quindi ci viene difficile andarla ad estrarre nel momento in cui si va a bloccare all'interno, perché vedete la testa è più grande praticamente della lametta, e quindi insomma la lametta, se si incolla la testa, rimane fuori. Vabbè, quindi Trentalk Flat, primo è pronto. Andiamo anche ad armare lo slant con la stessa lametta. Molto bello il manico colorato in alluminio anodizzato di questi rasoi. Ragazzi, chiaramente se vi siete persi la recensione, è chiaro, ve la lascio in scheda, sia quella del Trentalk Flat sia quello dello slant. Ok, andiamo a montare l'ultima lama, ecco qui, e siamo pronti. Credo questo sia il primo confrontone che facciamo fra due rasoi utilizzati contemporaneamente su due parti del viso. Il sapone lo andiamo a montare per ultimo. Quindi ragazzi, allora abbiamo nell'angolo sinistro, per un peso di 40 grammi totalmente ricavato da un blocco intero di alluminio per esportazione di materiale, il Trentalk Flat, mentre nell'angolo alla mia destra, con i pantaloncini rossi, anche lui categoria 40 grammi, anche lui ricavato totalmente da un blocco di alluminio per esportazione di materiale, quindi veramente leggerissimi, veramente, veramente belli questi rasoi, abbiamo il Trentalk Slant. E quindi adesso andiamo a montare un po' la nostra crema che andremo ad utilizzare oggi per il confrontone. Quindi Edwin Jagger, lime, sempre vedete qui, melograno, nel un vasettino di plastica. Andiamo ad aprire, vediamo un po' il quantitativo. Vedete, alla fine è il quantitativo di un paio di rasature, vediamo un po' quanta ne utilizzeremo oggi, andiamo a prelevarne un bel po' e andiamo a mettere questa volta all'interno della ciotola di Edwin Jagger. Vado ad utilizzare la ciotola anche perché è bella calda e voglio anche sentire i profumi, quindi durante il premontaggio voglio andare un po' a sentirne i profumi. Io ce ne metterei un altro po', anche perché sicuramente alla fine l'andremo ad utilizzare tutta, visto che confronto un po' particolare questo di oggi, ma sì ragazzi, mettiamola tutta, altro che paio di rasature, lo sappiamo, sul canale qui. Ecco, ci andiamo anche a mettere qua al centro del pennello. Siamo riusciti a prenderla più o meno tutta. Questi esempi sono veramente comodi per provare varie fragranze o comunque vari tipi di crema. Peccato che non tutti i brand li producano. Allora ragazzi, la profumazione è fortissima, molto molto fruttata, veramente buona, della crema prelevata così con le mani, veramente buonissima. Adesso andiamo ad aggiungere un filino di acqua, giusto un filino di acqua, e procediamo con il montaggio così come fanno qui nelle barberie inglesi, quindi utilizzando la loro ciotola tanto amata, che è questa fatta un po' ad una tazza di cioccolato, con la forma di una tazza di cioccolato. Chiaramente sentirete un po' il pennello sbattere contro le pareti, normale. Buona la profumazione, ragazzi, sembra un succo di frutta, una centrifuga di frutta, si sente fortissimo questo, sia il lime sia il melograno. Buona, veramente buona, mi piace. Andiamoci a caricare per bene il pennello, vedete? Che buona che è. Beh, sono veramente curioso, anche perché effettivamente questi due Trentalk, sia lo slant che il flat, sono tanto tanto simili. Direi di abbiamo caricato per bene il pennello, direi di andare a terminare il lavoro in viso. Quindi reidratiamo senza togliere il prebarba, ma come vedete si è praticamente assorbito tutto. Perfetto. E partiamo con la nostra insaponata. Ragazzi, siete già in ferie?
Quanti di voi sono già in vacanza? Fatemi sapere da quale parte dell'Italia vi trovate, se avete scelto campeggi, se avete scelto villaggi, se invece siete già in una località di mare. Figuratevi, io sono bloccato qui a Londra, un po' per lavoro, un po' perché la rottura di scatole dei viaggi, sinceramente, con questo pericolo virus, non mi andava tantissimo di muovermi quest'anno, ed io che sono di Brindisi, quindi una città che è sul mare, un po' effettivamente mi manca. Molto buona la profumazione, veramente ragazzi, molto molto buona. Io aggiungo un filino di acqua. Buonissima, veramente. Ok, con l'acqua aggiunta è ancora meglio. Guardate come monta velocemente il sapone di Edwin Jagger. Questo profumo di frutta è veramente ottimo. Ok, direi che ci siamo. Ah, a posto. Quanto è morbido questo pennello, che con le sue creme è proprio il top. Perfetto. Mettiamo tutto da parte. Ragazzi, iniziamo il confrontone. Quindi sul lato sinistro utilizziamo il Trito Flat, mentre sul lato destro utilizzeremo lo Slant Rasoi, che comunque abbiamo visto costano intorno ai 65 euro. Insomma, non sono rasoi super economici, ma di questi rasoi insomma paghiamo un po' anche la tecnologia, il design, il fatto che siano super leggeri, ovviamente nell'umido anodizzato, possiamo scegliere diverse colorazioni, insomma secondo me hanno il loro perché. Mi sono trovato benissimo con la versione classica, quindi con il concavo, lo ricordo, veramente buono. Il flat è super gentile. Adesso infatti lo andiamo a riprovare. L'angolo è abbastanza relativo, perché abbiamo visto nella recensione è talmente gentile che lo possiamo utilizzare come un multilama quasi. Vedete? Poi lo stiamo utilizzando oggi con delle lamette veramente eccezionali, queste washcloth. Ok, vedete, su una barba corta effettivamente è tutta un'altra storia. Ragazzi, questo è andato veramente bene oggi, sulla barba corta con delle lamette buone è tutta un'altra storia. Buono, buono veramente ragazzi, sì. Ok, quindi metà faccia, ci siamo quasi. Poi passiamo allo slant. Vediamo un po' le differenze. Sono voluto partire dal flat. Proprio perché volevo vedere subito le differenze con lo slant. Molto buona la profondità sulla guancia fino alla mascella, un po' meno sul collo, ma lo sappiamo, il collo è sempre la zona un po' più morbida, quindi più delicata. Slant, amico rosso, armato con le stesse lamette. L'angolo, questa volta stiamo sui 30 gradi, comunque la testina è molto simile. Allora, la prima impressione è quella che lo slant vada un po' più in profondità, mi sembra che rada un po' di più. Sì, mi sembra un pelino più profondo, però
sento un po' di più la lama, ok? Quindi già questa è una prima differenza, molto più gentile il flat, un po' più probabilmente efficace lo slant, ma la lama, come vi dicevo, si sente un po' di più, eh? Il risciacquo l'abbiamo visto, è ottimo in entrambi i modelli, anche perché su questi rasoi abbiamo le due feritoie, vedete queste qui per lo scolo dell'acqua, belle ampie, belle aperte. Ok, io direi che come prima passata ci siamo. Voglio andare subito a controllare come è stato questo passaggio a pelo dei due rasoi. Allora ragazzi, come vi dicevo, un po' più profondo il lato dello slant, comunque buona profondità da entrambi. Il collo anche qui un po' più profondo dal lato dello slant. Il lato invece sotto il mento qui è andato meglio il flat, è un po' più profondo il taglio del flat rispetto a quello dello slant. Zona baffi praticamente uguale e zona mento uguale, quindi insomma ragazzi sì, quasi quasi pari, eh? Adesso mi risciacquo e andiamo alla seconda passata. Ecco qui, ci siamo, ci siamo, andiamo ad aggiungere un goccino di acqua nella nostra tazza, un goccino, andiamo a recuperare un altro po' di crema, un altro po' di sapone per effettuare la seconda passata, quella diciamo in obliquo, dai, sì. A proposito ragazzi, lo sapete che la Focus, l'azienda che produce i Tritalk, ha visto i nostri video l'altra volta e i nostri commenti, soprattutto quelli relativi alla lama che rimaneva incollata, e sono stato molto contento che loro hanno tenuto considerazione, diciamo, delle nostre prove, dei nostri suggerimenti. Rispondendomi che comunque il rasoio era stato progettato proprio in questo modo, un po' penso che sia anche per design, insomma, un po' per inglobare interamente la lametta, ma ho notato che anche altri tonsori su altri canali, su altri forum, anche qui in UK, lamentavano un po' questa cosa della lametta. Ma ragazzi, veramente una stupidaggine, basta avere magari le unghie un po' più lunghe o aiutarsi, mi sono aiutato con la carta della lametta, dell'involucro della lametta per andare a estrarre poi la lama, quindi niente di particolarmente fastidioso. Però era l'unica forse criticità, no, che avevamo trovato su questi rasoi, veramente una stupidaggine. Ok. Passiamo alla ultima fase, il secondo round della battaglia per questi rasoi. Cominciamo nuovamente con i flat, questa volta andiamo in obliquo. Vedete, con l'obbligo possiamo fare anche qualche passata in più, non ci irrita mai.
Allora, ragazzi, siamo riusciti ad avere una rasatura profonda in questo modo, quindi il flat confermo che si comporta molto meglio con le barbe corte. Io direi di andare adesso tipo in contropelo qui sotto il mento. Vedete? Eh sì. Comunque il flat ci porta un po', a dover effettuare qualche passaggio in più. Però il risultato poi veramente buono. Lo vedrei ottimo come rasoio tra gli entry level o comunque, ripeto, per coloro che si radono ogni giorno. Con il flat abbiamo concluso, avete visto, una rasatura buona, quella con la barba corta. Adesso passiamo allo slant, l'altro lato, anche qui dobbiamo dare un obbligo. Come vi dicevo, con lo slant si sente un pelino più la lama, però la rasatura è più profonda. Sì, ragazzi, la rasatura è un po' più profonda sullo slant. Terminiamo la zona baffi. Direi che se dovessi radermi ogni giorno probabilmente utilizzerei il flat per irritarmi di meno, ma se volessi avere una rasatura un pelino più profonda, magari su una barba di 2 giorni, probabilmente utilizzerei lo slant. Qui abbiamo una zona rimasta scoperta. E quindi dici, che fai, li consigli entrambi? Ragazzi, è difficile però, eh.
Adesso ci siamo. Ho dovuto insistere un po' su questa zona, eh. Per riuscire ad andare in profondità. Molto bene la zona guancia, molto bene la zona mento, un po' meno qui il lato del collo. Buona zona baffi. Quindi insomma, sì ragazzi, il flat è molto più gentile dello slant, la lama un pelino, adesso che li ho utilizzati entrambi e contemporaneamente posso dirvi che la lama un po' sullo slant si sente, la barba era uguale, infatti vedete che il flat abbiamo terminato, se vogliamo, molto prima con meno passate. Sullo slant non so perché ho dovuto insistere un po' su questo lato, però la rasatura è un po' più profonda sullo slant. Adesso mi risciacquo e passiamo alla lume di rocca. Ottimi comunque ragazzi questi rasoi, eh? Veramente buoni. Sarei indecisissimo su quale acquistare, se dovessi prenderne uno oggi o consigliarne uno oggi ad un amico. Veramente sarei indeciso, lo ammetto. Allora, la lume di rocca ci dice che lo slant è andato bello in profondità, perché brucicchia un po', è vero che ci ho dovuto fare qualche passaggio in più. Nel lato del flat invece non brucia per niente, questo può aiutarci infatti, vedete, nella decisione. Cioè, se abbiamo delle pelli particolarmente sensibili, il flat credo sia la decisione migliore, fermo restando che stiamo parlando di barbe corte, eh? Se invece abbiamo una pelle non particolarmente sensibile, oppure non ci radiamo ogni giorno ma ci radiamo ogni due giorni, credo che lo slant sia la soluzione ideale. In entrambi i casi la rasatura comunque è stata buona, molto profonda, veramente tanto profonda. In zona guancia addirittura mi sembra un po' più profonda la passata del finale, diciamo, del flat, quindi il risultato finale del flat. Dove ho sentito un po' di più la lama, invece è andato più profondo lo slant, quindi tutta la zona del mento molto più profonda questa dello slant, e anche qui la zona della mascella molto più profonda questa dello slant. Quindi è ardua la decisione, arduo stabilire il vincitore. Sicuramente andremo ai punti, adesso vado a risciacquare la lume di rocca e quando massaggerò un po' il viso passando il balsamo aftershave, vedremo un po' per bene, ancora meglio, il risultato finale. Sì, talmente simili che mi hanno messo un po' in crisi, devo ammetterlo, talmente simili queste due teste. Talmente sottili, con un gap ridotto all'osso, una gentilezza strabiliante, che mi hanno messo un po' in crisi, anche se la prova della lume di rocca ha fatto vincere il flat rispetto allo slant, è stato molto più gentile. Adesso vediamo con l'aftershave, il balsamo post rasatura, vediamo invece chi avrà vinto, se riesco ad aprirlo, chi avrà vinto. Ecco qui, a livello, vi faccio vedere anche come intanto il balsamo aftershave, adesso una cremina molto molto morbida, vedete, quasi una crema viso. Ah, il sapore di questo è ottimo, ancora meglio del sapone, ragazzi, eh? Allora, vediamo un po', lato slant, la profondità vedete, c'è stata, come vi dicevo, è rimasto. Non ho raggiunto la profondità ancora qui in questa zona, dove secondo me proprio la lama a questo punto non arrivava, nonostante le numerose passate che ho fatto. Zona guancia del flat ottima anche questa, la profondità in zona guancia è ottima in entrambi i casi, così come nella zona baffi, così come nella zona del mento, buonissima in entrambi i casi. Però diciamo che
La gentilezza del flat fa in modo che nel momento in cui abbiamo quasi una pari rasatura, la gentilezza del flat l'ha preso un po' di più, no? Che facciamo asciugare adesso questa crema. Ragazzi, io spero che questo confronto possa esservi piaciuto e possa esservi stato utile. Qualora state pensando di acquistare uno di questi due rasoi, sono veramente molto simili, come vi dicevo, sono veramente molto simili. Quindi, peli sensibili, barbe di un giorno, ma anche due, andate sul flat. Peli non tanto sensibili, barbe di almeno due giorni, ma anche tre, andate sullo slant. Se invece vi radete a volte ogni giorno ed a volte ogni 2-3 giorni, comprateli entrambi. Il prossimo confronto credo che sarà, facciamo fra lo slant ed il concave, che dite? Così vediamo invece la differenza su una barba magari di 3 giorni fra lo slant ed il concave. Io come sempre un like ve lo chiedo, perché è sempre gradito se questo video dovesse esservi piaciuto. Se siete nuovi nel canale, se questo è il primo video che state guardando, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi e come sempre dai, attivate la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi contenuti. Il prossimo confrontone quindi sarà fra lo slant e il concave di Tritok, ed utilizzeremo magari l'ultimo sample di Edwin Jagger che ci è rimasto, cioè quello al Sandalwood. Io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, buon mare a tutti, buone vacanze a tutti per coloro che sono già in ferie. Un mega abbraccio, un saluto da Bruno.